Bentornati alla notizia di Grande Fratello VIP. Oggi con le ultime notizie liche. Luca Salatino non ce la fa più e anche nelle ultime ore ha manifestato una grande insofferenza. Reagirà o mollerà? Dentro la casa del GF VIP qualcuno ha minacciato più volte di andarsene e tra questi il protagonista di svariate scenate è stato Luca Salatino. Il vippone ha resistito, ma cosa farà davvero? Il concorrente del Grande Fratello VIP è arrivato al limite. Gli ultimi giorni all'interno della casa sono stati complicati per lui. A volte sembra che Luca non trovi il suo posto nell'enorme casa del GF VIP, insieme a sconosciuti che ormai non sopporta più. Alfonso Signorini ha dovuto rimetterlo in carreggiata, più di una volta, facendo intervenire la fidanzata Soraya. Anche la ragazza si era preoccupata infatti della condizione psicologica del suo fidanzato, sempre triste e con picchi di rabbia. Luca non si è mai dimostrato una persona aggressiva, piuttosto ha avuto scatti d'ira, tipici di chi è insofferente a qualcosa o a qualcuno. Ora Luca è insofferente a tutto, in molti pensano che ciò che è successo nelle ultime ore sia l'annuncio di una nuova crisi per il vippone che stavolta potrebbe essere quella definitiva. Che cosa è successo nelle ultime ore? Luca Salatino medita di nuovo di lasciare il programma. L'ex volto di Uomini e Donne sta affrontando una guerra con se stesso. La malinconia per la fidanzata non è mai scomparsa anche se in qualche modo Luca è riuscito a gestirla. Ora il problema è un altro, Salatino non ne ha più voglia, il pubblico pensa che sarà il primo a non accettare il prolungamento del reality perché in realtà non vede l'ora di tornare a casa. Nelle ultime ore il gruppo si era riunito in salotto per fare un'attività decisa dal GF e come sempre sono nati dubbi, discussioni e qualche critica. Luca non ci ha visto più ed è sbottato all'improvviso, mi avete rotto le pa asterisco e... La sua insofferenza è evidente proprio da questa reazione sopra le righe. Salatino non ha più voglia probabilmente di stare in quella casa, di subire le stesse discussioni, di ascoltare le stesse lamentele. Risultato? Salatino sta per i fatti suoi, spesso si isola e partecipa molto meno alla vita della casa, suscitando antipatie nei suoi coinquilini. Vedremo cosa accadrà nella prossima diretta perché manca davvero poco alla fine del contratto. Prima delle feste di Natale, se Luca rimarrà in gioco, avrà la possibilità di dire a gran voce, me ne vado, senza tornare sui suoi passi, senza rimpianti e soprattutto senza penali. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.